Buongiorno ragazze, come state? Io abbastanza bene, se non fosse per il molare un po' dolorante, bene, ma purtroppo ho iniziato a curarmi dei denti e quindi io odio, sono molto sensibile ai denti, quindi mi tocca sopportare un po' di dolore. Chi, come si dice dalle mie parti, chi bello vuol parè, ha da patè. In pratica, chi bella vuol sembrare deve un po' soffrire, quindi teniamoci questa sofferenza. Comunque, nel frattempo che la tachipirina sia in azione, vi voglio far vedere i miei prodotti finiti. Ecco qua, è un bel bustone quello là di IKEA, gigante, perché comunque da tempo che non faccio un video del genere. E poi la maggior parte sono tutte cose ingombranti perché sono tanti ammorbidenti tipo formato famiglia, quelle cose là. Allora, infatti la maggior parte è ammorbidente. Io consumo ammorbidente come se fosse acqua. Allora, iniziamo proprio da loro. Questo Vernelle ha desiderio di rosa. Ed è buonissimo. Voi sapete che il Vernelle e Lenore sono i miei ammorbidenti preferiti, quindi io non boccio quasi nessuno. Comunque il profumo resta anche per tanto tempo e dalla bottiglia sembra forte, invece poi con il detersivo, lavando i vestiti, l'odore sfuma ed è bellissimo. Quindi questo è promosso. Poi c'è questo qua, che è di Fascino Frangipani, che anche questo è buonissimo. Un altro Vernelle al gelsomino. Questo resta tanto anche se bucato, però non è una delle mie fragranze preferite, infatti penso di non prenderlo a meno che poi non ci sia solo questo. Poi un altro uguale a quello lì. E poi passiamo agli ammorbidenti Lenore. Ragazzi, ho scoperto questa profumazione che qui non trovo, qui in Friuli, almeno da Tigotà giù casa mia non c'è. Questo l'ho preso giù da Maurice e ragazzi è fantastico. È super super buono. Infatti mi piace un sacco e spero di trovarle anche da queste parti, altrimenti quando vado giù mi faccio una bella scorta. Comunque questo qui, se lo trovate, vi consiglio di provarlo perché resta sia sui vestiti, poi anche cioè, se sono da tanto tempo nel cassetto, nell'armadio, l'odore resta e anche quando apri l'armadio si sente, quindi mi piace un sacco. Mi sniffo un po' di profumo. Un'altra profumazione che ho scoperto giù è questa qui, anche molto molto bella, che però anche questa qui non trovo. Questi qui io li ho presi da Maurizio in offerta a 99 centesimi e sì, non trovo, spero di trovarli perché, mamma mia, che punta, mi piacciono tanto. Vi faccio vedere meglio, così in caso voi doveste trovarlo vi consiglio di provarlo. Eccolo qua, a smeraldo e fiori d'avorio. Poi quest'altro gelsomino, pure molto molto buono. Io vi ho detto, come della linea Lenore amo quasi tutte le fragranze e questo anche molto molto buono. Poi questi, ho terminato questi Breath Power Active Alpino e mi piacciono tanto anche perché danno anche un odore un po' all'aria, non solo al WC. Alpino a me sa di freschezza, di fresco, di pulito, quindi ve lo consiglio, mi piace tanto. Ci sono anche altre profumazioni, ma tra tante profumazioni io preferisco questa qui. Poi c'è il mio fedele per il bagno, il mio detersivo fedele per il bagno, che è questo qui, l'Isoformazione Bagno Gel. Ed io alterno questo con la candeggina a spray normale. O meglio, prima, tipo soprattutto per il WC, prima passo la candeggina spray e poi lavo con questo. E nella doccia invece, dove c'è il silicone, quello bianco, per non far fare la muffa, prima passo la candeggina, la lascio un po' agire e poi lavo con la spugna e con questo detergente qui. E mi ci trovo molto molto bene.
detersivo, scusate. Poi questo Nercel ai carboni attivi, che già ve ne ho parlato, un altro svuota prodotti finiti, e mi è piaciuto, infatti l'ho ripreso, ecco qui. Ah, avevo dimenticato questo ammorbidente Mon Amour, l'ho preso perché molti dicevano che era bello, così a me non è piaciuto, infatti bocciato. L'odore non mi dura, quindi sì, sarà perché sono in fissa con questi due tipi di morbidenti, due brand di ammorbidenti, però questo non mi dura, infatti bocciato. Questo omino bianco igienizzante, detersivo igienizzante, mi sono trovata molto bene, anche perché è comodo da non dover mettere l'igienizzante con il detersivo, infatti mi è piaciuto un sacco. E questo l'ho preso in offerta, perché comunque qui più o meno costa tanto, ogni tanto se non è in offerta costa tanto, quindi io questo lo prendo solo quando è in offerta e mi ci trovo molto bene. Infatti la prossima volta che sarà in offerta penso di farmi una scorta. Questo nuovo Nercel che ho provato, questo è alla lavanda, ragazzi, ha un odore stupendo e devo dire la verità, mi piace anche come pulisce, quindi oltre a profumare pulisce anche a fondo e mi piace tanto. Infatti vi consiglio di provarlo, anche perché non è nemmeno aggressivo sulle mani. E questo, quello alla lavanda, se lo trovate prendetelo. Poi ragazzi, le mie bellissime maschere, questa vabbè come sapete è la mia preferita, quindi super promossa. Questa è una che presi a Lidl ad 1 euro, bocciata, bruttissima, non la prendete. Dicevo, questo dentifricio che della Colgate Max White, eccolo qui, e non lo so sinceramente che se mi è piaciuto o meno, non mi ricordo, anche perché questo l'ho finito prima delle vacanze, quindi sinceramente non mi ricordo, penso che lo riprenderò per poi farvi sapere come va. Se invece voi l'avete provato fatemi sapere sotto nei commenti. Questo qui no, questo l'ho preso in offerta a 75 centesimi se non erro. Tanto spetti tanto vale, quindi no, bocciato. Eccolo qui, questo della Dental HD, no. Poi cattura colori, ho finito queste della Super 5, fanno il loro dovere, infatti io li prendo spesso anziché di quella Mr. Grey, perché sono molto più convenienti. Ho finito anche questo, lo struccante occhi della Yves Rocher. Ragazzi, è buonissimo, cioè basta che appoggi l'ovatta qui, fai così e si toglie tutto. Questo io l'ho tenuto per un anno e mezzo più o meno, anche perché basta veramente poco per togliere il trucco. L'unica pecca è che è solo per gli occhi, però è molto delicato, non brucia. Ed ora, se siete interessati, sul nuovo volantino c'è anche l'offerta ad un prezzo ottimo, che prendete sia quello grande che quello piccolino a solo prezzo di quello grande. In pratica comprate quello grande e vi regalano questo da viaggio. Ve lo consiglio perché è molto molto valido, è delicato, non brucia gli occhi e si toglie il trucco in un attimo senza stare lì a strofinare come tanti struccanti. Poi ho preso questo spuma di champagne che ha un odore buonissimo, ragazze, però io lo boccio per la consistenza, perché a me piacciono i bagnoschiuma molto cremosi che ti lasciano anche una pelle liscia come se fosse la crema, invece questo qui no, sulla mia pelle non ha fatto questo effetto, quindi io lo boccio solo per questo, però ha un odore super super buono. Due deodoranti di mio marito che hanno un profumo ottimo e in più sono senza 0% di sali di alluminio e zero macchie. E hanno un profumo bellissimo e durano anche tanto. E vabbè, ne ho finiti due e ve lo consiglio, 48 ore. Questa è la fragranza bergamotto e zenzero.
Poi c'è lo shampoo Dimension, che io lo adoro, l'ho sempre usato, ed è una valida alternativa a molti, molti shampoo che devi fare, tipo balsamo, shampoo. Io uso solo questo, che è due in uno, e mi escono i capelli belli lucenti e morbidi, e sono anche facili da pettinare. Qua, questo qui. Ci sono vari tipologie, ma di solito prendo sempre quelli capelli normali, ed ha anche un buon odore. E lo uso anche per Sofia, ed è ottimo. Poi ho finito questo gel Geomar, gel effetto freddo, drenante, diciamo contro gli anestetismi della cellulite. E io non credo tanto a queste cose, però a me piace tanto perché è freddo e soprattutto in estate, quando si hanno le gambe pesanti, lo uso tanto perché mi dà una sensazione di leggerezza. E questo è anche molto delicato perché può essere usato anche per chi ha problemi di vene, quindi ve lo consiglio. Poi ho finito questo Mino Bianco a muschio bianco ed è buonissimo, al senso muschio bianco, a me piace tanto ed è anche che buono. E vabbè, concentrato. E può essere usato anche a 30 gradi, che toglie già le macchie. Poi ho preso questo detersivo ace igienizzante alla profumazione classica, che mi è piaciuto tantissimo. È stata una nuova scoperta. Questo andai a prendere da Ticotà, che mi serviva detersivo urgentemente, e questo era l'unico in offerta con le bottiglie da due, il pacco doppio a 4,50 euro. Ho pensato che sia il prezzo era conveniente, poi avevo anche la curiosità di provarlo e ragazze sono rimasta super super soddisfatta. Anche senza ammorbidente i capi profumano lo stesso e infatti toglie qualsiasi macchia, infatti smacchia e igienizza, ed anche questo non c'è la scocciatura di aggiungere l'igienizzante, soprattutto in questo periodo, oppure ora che inizia la scuola, comunque i capi devono essere igienizzati tutti i giorni. Penso che questa sia una soluzione valida, infatti ve la consiglio. In giro ho visto che ci sono anche altre profumazioni che io purtroppo non ho trovato, ho trovato solo questa qui, però in caso li dovessi trovare sono curiosa di provarli. E in caso voi trovaste solo questa qui, prendetela lo stesso perché vi assicuro che è buona. In caso lo trovaste, lo provate, vi piace, non vi piace, fatemi sapere qui sotto i commenti anche il vostro parere. Poi c'è quest'altro ammorbidente Lenore, questo qui. E infine gli ultimi due prodotti della Just, questo Eucasol, che io lo adoro, fa anche da disinfettante, quindi io quando tipo cambio le lenzuola faccio una spruzzata di Eucasol sia sul materasso che sul cuscino. E mi ci trovo molto bene, è un profumo bellissimo e sì, se si usa in modo come si dovrebbe usare dura anche tanto, però io sono una dispensatrice di prodotti, io non lo so, forse non mi so regolare, quindi questo mi dura più o meno un mesetto. C'è anche persone che dura tanto, di più. Dura anche molto molto di più. E infine questo deodorante che mio marito l'ha promosso. Io purtroppo non posso mettere questi qua così perché mi irritano la pelle, così che strofina, quindi non posso metterlo, però ha un odore buonissimo, proprio da maschio, e mi piace tanto, e a mio marito anche è piaciuto e quindi l'ha promosso. Ecco qui. Ecco ragazze, queste sono le cose che ho terminato. Come avete visto, la maggior parte sono ammorbidenti perché io ne uso tanto. E vi faccio rivedere le cose che io vi consiglio di provare. Allora, questo ammorbidente smeraldo e fiori d'avorio, questo qui ad ambra e gardenia, questo deodorante zero sali d'alluminio, bergamotto e zenzero della Neutro Roberts. E dove sei? Ah, eccolo qui. Questo Nercel aceto e lavanda, buonissimo. Ed infine questo struccante occhi della Yves Rocher, e approfittatene dell'offerta che c'è ora sul volantino, sull'album 12, perché è buonissimo come offerta.
Ed ecco ragazze che il video è giunto a termine, spero che i miei prodotti vi siano piaciuti e che vi sia d'aiuto. E io vi mando un grande bacio e vi saluto e spero che comunque il mio video vi sia piaciuto, che il mio canale continui a piacervi. Pian piano stiamo crescendo, io sono contenta e sono contenta dei miei piccoli passi e niente, vi mando un mega bacio, ci vediamo al prossimo video. Se vi fa piacere lasciate un commentino e un like e continuate a seguirmi. Potete anche seguirmi su Instagram, qui vi lascio il mio nickname, lì sono molto molto più attiva e mi fa piacere se venite a trovarmi. Arrivederci e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!